il più intraprendente dei suoi, terza rete su tre per il molteno di Marko Knežević. Adesso il pallonetto di Nicolò Garroni, stupendo sul servizio di Antic. Non c'è un attimo di respiro, 7-3, 8 minuti e 30 di gioco. Rientra Dall'Aglio, esce Glicic. Ancora Knežević, Mella, Dall'Aglio. Ancora sfugge la palla a Mella, recupera la palla il Cingoli, Antic che la porta avanti con qualche difficoltà per Rotaro che cerca l'uno con... no, fa il tiro in doppio appoggio, ma Randes non si fa sorprendere questa volta, sempre Knežević da lontanissimo va a realizzare la quarta rete su 4 per il Molteno. Knežević sta tenendo in piedi la sua squadra con questi tiri dalla lunga distanza che sono andati tutti a segno. 7-4 Cingoli, 9,5 sul cronometro in questo primo tempo. Giro palla del Cingoli, Rotaru, Ladakis, adesso difesa un po' più aggressiva su Antice, lo scarico all'ala di Rotaru per Mangoni, Antic ancora, palla rubata, Sperti, rigore 7 metri per il Molteno e 2 minuti per Rotaru, giudicato il fallo da 2 minuti dagli arbitri. Intanto entra Gentilozzi in porta a rilevare Ansaldo, sempre Knežević dai 7 metri e la parata, ma la riprende Knežević dopo la parata di Gentilozzi, va a realizzare la quinta rete. Adesso mini break del Molteno che si riporta sotto dopo il 6-1 iniziale, un 4-1 del Molteno che si rifà sotto, 7-5 il punteggio. E Cingoli, Santarelli Cingoli in inferiorità numerica per l'esclusione di... e la rete, l'uno contro uno di Giacomo Vincoletto, Cingoli next player con Vincoletto che è andato a realizzare con un bel uno contro uno sul secondo palo, 8-5. Intanto anche Redaelli è entrato adesso nella posizione di terzino sinistro. Alonso, Redaelli con Knežević, lo scambio e Mella, e c'è il palo. Bello l'inserimento del numero 9 del Molteno, ma la sua conclusione è stata sfortunata, ha colpito la base del palo ed è uscita sul fondo. Cingoli ancora in inferiorità numerica. Esce Ansaldo, entra Vincoletto ancora con l'extra player. Cingoli che è ancora in inferiorità numerica per l'esclusione per 2 minuti di Alex Rotaru. Ladakis ancora Vincoletto, Antic, Ladakis, Antic cerca, buona la difesa del Molteno, adesso c'è il passivo. Un 9 metri adesso per la Antic, non riesce il passaggio a Cirilli, rientra il saldo, palla al Molteno, Redaelli, Alonso, Redaelli,
Knezevic, rientra tanto soldi, ecco, riceve il passaggio di Knezevic per sempre Redaelli, il giro palla, Knezevic, soldi adesso dall'Aglio che esce da pivot e poi rientra Cirilli che cerca, c'è il passaggio ma intercettato, Mangoni in contropiede, perde la palla Mangoni sul recupero di Knezevic, riparte il Molteno. Sperti, molto attivo Knezevic in questo, in questi primi minuti, oltre ad aver realizzato tutte le reti della sua squadra, ben 5, si è reso protagonista adesso di un recupero su Mangoni lanciato in contropiede. Knezevic ancora il passaggio per Alonso. Alonso che si guadagna un 7 metri e c'è l'ammonizione a Giacomo Bincoletto. C'è il cambio in porta, come accade spesso nelle file del Cingoli, entra Mario Gentilozzi a rilevare Ansaldo. Cambia però il rigorista, il Molteno, questa volta è Esperti dai 7 metri, che va a realizzare il numero 14 del... Attacca Ladakis, sorvegliato speciale questa sera Manolis Ladakis, non è riuscito ancora ad incidere sulla partita. 8-6. Intanto è rientrato Rotaru, quindi parità numerica. Ladakis, Rotaru, Antic, fermato dal numero 28 Glicic. Rotaru, e questa volta bellissimo il servizio di Antic per il pivot Cirilli che va a realizzare la sua prima rete. 9-6. Subito il Molteno in attacco, Redaelli fermato ma Alonso dall'ala e c'è il pallonetto, la palla sulla traversa, poi il recupero Ansaldo che spedisce la palla sul fondo. Lo stesso Ansaldo che rimette in gioco per Ladakis e Rotaru. Rotaru ancora, Ladakis e Antic. Ladakis ancora cerca l'attacco, non riesce di Rotaru. Cerca l'uno contro uno. Il tiro alto, ancora un errore di Alex Rotaru. Redaelli adesso il passaggio al pivot e la rete di Glicic, sua questa la prima rete. 9-7, 15 minuti di gioco circa, siamo a metà del primo tempo dopo la partenza sprint del Cingoli che si era portato sul 6-1. Adesso il Molteno si è rifatto sotto ed è a più 2, a meno 2 scusate. Rotaru, Ladakis in attacco a Santarelli Cingoli, non riesce Rotaru nel suo attacco, nel suo uno contro uno che è un po' la caratteristica di questo giocatore. Lo scarico per Antic, c'è ancora la rete di Ivan Antic, bellissima e potente la conclusione Ivan Antic. 10-7, riparte subito il Molteno, subito buona la difesa ancora di Antic su Summella che esce per far posto a Soldi, rientra anche dall'Aglio. Redaelli intanto giro a palla, Knezevic, Soldi, ancora il Molteno dall'Aglio, ancora Soldi, Knezevic, ancora uno contro uno su Rotaru. Ancora una bellissima rete dopo un uno contro uno di Knezevic. Adesso Ladakis, Manolis, Ladakis che finalmente si sblocca. Ladakis, prima rete per Manolis.
che sotto fallo è riuscito comunque a tirare e a realizzare la sua prima rete, la undicesima per il Cingoli, 17 minuti di gioco, 11-8 Cingoli. Redaelli adesso, lo scambio tra Sperti e Soldi, ancora Redaelli in posizione centrale, Knezevic si è spostato terzino sinistro, adesso Dall'Aglio e ritornano, Knezevic sempre ritorna in posizione centrale, su Soldi, e questa volta trova Soldi il buco tra le maglie rosse del Cingoli e va a realizzare anche lui la sua prima rete di questo incontro. Antic per Ladakis, Manolis, Ladakis ancora un tiro in doppio appoggio questa volta, e il Cingoli ancora più 3, 12-9. Doppio cambio sempre, anzi triplo cambio, perché esce anche Alonso, quindi entrano tra le file del Molteno, rientrano Dall'Aglio, Soldi e il giovane Riva nella posizione di ala sinistra. Redaelli, Dall'Aglio, sempre il solito giro palla del Molteno con Knezevic in cabina di regia. Adesso il tiro, ma questa volta c'è la parata di Ansaldo, che poi recupera palla e fa ripartire subito la sua squadra, Ladakis per Rotaru, in velocità Rotaru, e ancora palo questa volta esterno di Alex Rotaru, che non riesce a sbloccarsi, il numero 15 del Cingoli tenta ancora Knezevic, poi Riva e Redaelli, ancora Knezevic per Soldi, Carlo Sperti, ancora Soldi, Knezevic, Redaelli, adesso anche Riva, gli arbitri interrompono il gioco, bisogna asciugare il terreno prima per una terreno di gioco per una caduta di un giocatore che aveva bagnato il terreno di gioco, adesso si può. Sempre dai 9 metri, Dall'Aglio per il Molteno, palla in attacco. Intanto entra Fabio Ferretti nelle file del Cingoli. Redaelli, Knezevic, Soldi, ancora Redaelli. Ancora Soldi che cerca passaggio, questa volta Dall'Aglio. Per gli arbitri anche... ancora un 7 metri, non sono d'accordo i giocatori del Cingoli che avevano lasciato tirare il pivot Dall'Aglio e a cui aveva prontamente risposto Ansaldo, ma così non è, quindi 7 metri Sperti, tocca Ansaldo ma la palla finisce in rete, ancora Molteno a meno 2, adesso Ivan Antic nella posizione centrale, Ferretti terzino sinistro, si riposa Ladakis in panchina, Bincoletto tenta l'uno contro uno e c'è il rigore, questa volta il fallo in area su Giacomo Bincoletto da parte di Glicic, 7 metri per il Cingoli. Ivan Antic sulla palla. E c'è il pallonetto di Ivan Antic che con una finta fa saltare Randes e poi con un delizioso pallonetto va a realizzare la sua sesta rete personale. 13-10, Cingoli a più 3. Redaelli, Soldi, ancora Dall'Aglio, ancora Knezevic, Redaelli tenta l'uno contro uno, poi il passaggio arriva, ancora Knezevic tenta l'uno contro uno, scusate Soldi, ma c'è la fa buona guardia Ferretti, 21 minuti di gioco, ancora Soldi e Knezevic, questa volta il tiro
in doppio appoggio va alto, riparte subito veloce il Cingoli, Antic, Bincoletto in contropiede. Reclamavano i giocatori del Cingoli, un 7 metri per un fallo in aria su Mangoni, così non è stato, l'arbitro ha fatto proseguire, palla sempre in attacco del Cingoli. Antic, Ferretti, ancora Antic, Ferretti, e bella la rete di Fabio Ferretti, ben servito sempre da Antic. Redaelli, adesso Knežević, passaggio all'ala per Riva, la palla sulla traversa, Garroni non riesce a riconquistarla, fallo laterale, già rimessa in gioco di Sperti, ancora uno contro uno, tiro sul primo palo, Mansaldo para, riparte il Cingoli, Antic, Bincoletto velocissimo in contropiede, Mangoni, il pallonetto ancora sulla traversa, riparte Sperti che va al tiro indisturbato dai 9 metri e va a realizzare la rete numero 11 per il Molteno, la terza personale di Sperti, la prima sua azione dopo aver realizzato i 2-7 metri precedenti. 23 minuti di gioco, Cirilli ben imbeccato, questa volta si gira, va a realizzare seconda rete personale per Davide Cirilli, 15-11 adesso. Alto il tiro di Redelli, Ansaldo con tutta calma recupera il pallone, lo rimette in gioco per Antic, Bincoletto, lo scambio tra i due adesso con Ferretti per Antic, Ivan Antic, la rete ancora, Ivan Antic non riesce a respingere il tiro nonostante il tocco, Randes adesso che esce e fa posto al portiere Beretta. 24 minuti di gioco, 6 al termine di questo primo tempo, 16-11 Cingoli, Knežević, Soldi, Vujinic che è appena rientrato, arriva ancora Soldi, tentativo su Vujinic, Soldi, il passaggio per Knežević, questa volta reclamavano un fallo, Knežević al momento dell'uno contro uno si è abbassato e non so se Antic o Mangoni hanno commesso il fallo, reclamavano un 2 minuti, ma è stato il tutto fortuito, infatti i direttori di gara assegnano un 9 metri. Tanto si asciuga il tappeto di gioco, 24-30, 16-11 Santarelli Cingoli sul Salumificio Riva Molteno. Vujinic, Knežević, ancora lo scambio con i due, adesso Dall'Aglio, ancora Knežević che cerca lo scarico su Vujinic, buona la difesa del Cingoli, Soldi ancora su Vujinic che non riesce nel tiro, c'è il passivo, ancora Vujinic, i passaggi, perde la palla Soldi, contropiede il Cingoli, Mangoni e c'è la rete di Filippo Mangoni dopo che Soldi aveva perso palla in attacco, ma eravamo arrivati al limite dei 6 passaggi e quindi sarebbe comunque stato fischiato il passivo. Vujinic, Dall'Aglio che ha qualcosa da dire al direttore di gara, ancora Soldi, Knežević, Vujinic, lo scambio tra i 3 giocatori, Vujinic ancora, Knežević, Dall'Aglio, adesso Soldi che va al tiro da lontano e sorprende Ansaldo, riparte su, c'è il fallo su Bincoletto da parte del numero 70 Vujinic,
che viene escluso per due minuti. Esclusione. Tanto si asciuga sempre il tappeto di gioco, era caduto a terra Vincoletto sul fallo del numero 70 Vujinic, che ha sancito i due minuti per il giocatore del Salumificio Riva Molteno. Ferretti, Ladakis che intanto è rientrato in campo, Rotaru, Ladakis, il passaggio per Ferretti che colpisce al volto il portiere del Molteno inavvertitamente. Nulla di grave, riprende subito Beretta che adesso esce e gioca anche con l'extra player il Molteno. Fuori il portiere, dentro Dall'Aglio, arriva Redaelli, Knezevic, Soldi, ancora il giro palla in attacco del Molteno, ancora Redaelli, Knezevic, il passaggio all'ala per Riva che non se la sente tirare, Soldi adesso, ancora Knezevic, c'è il passivo. E il tiro questa volta sorprende al limite del passivo, sorprende Anzaldo, ancora con questo tiro in doppio appoggio da lontano. Knezevic sta, è una vera spina nel fianco della difesa della Santarelli Cingoli, che non riesce ad arginare le giocate del numero 40 del Molteno. Adesso il passaggio all'ala, Davide Ciattaglia, e la palla sul palo e poi sul direttore di gara, ritorna in campo e possesso palla ancora del Molteno. 2 minuti e 30 al termine, 17-13 Cingoli, ancora extra player, esce il portiere per nelle file del Molteno, rientra Redelli, Knezevic, Redelli, Riva, Soldi cerca di andare al tiro, Knezevic, Esperti. C'era forse uno sfondo ma non è stato fischiato, quindi si prosegue, c'è ancora il passivo, Sperti, Dall'Aglio, palla a Soldi, ancora passivo, Knezevic, fuori il tiro di Sperti, Rotaro. Non fischiano gli arbitri. Rotaro aveva chiesto il fallo in area, così non è stato. Palla ancora al Molteno. Cingoli che in questi ultimi due minuti non è riuscita a concretizzare il vantaggio. E il Molteno che si riporta in avanti, 17-13, 1 minuto e 10 al termine del primo tempo. Redaelli, Soldi, ancora Redaelli per Knezevic, Soldi, Sperti, e la parata ancora di Anzaldo, adesso Mangoni contropiede e la rete di Filippo Mangoni sul contropiede lanciato poi da Ladakis. 18-13. 29 minuti e 22 secondi, ancora 35 secondi di gioco, ultima palla, penso ultima palla in attacco per il Molteno. Knezevic passivo, Dall'Aglio viene fischiato un 9 metri ancora per il Molteno. Redaelli spreca, butta la palla in fallo laterale. Otto secondi al termine, c'è il time out del Cingoli fischiato da, richiesto scusate, da mister Palazzi. 29-52, 8 secondi, palla del Cingoli,
18-13 il punteggio. Adesso cosa pensi, Giacomo, di questo primo tempo che sta per concludersi? Ma una buona Santarelli Cingoli, sicuramente superiore rispetto agli avversari, buon gioco, buono soprattutto in difesa. Comunque serviva una reazione dopo la partita di Trieste e oggi sembra arrivare. Ancora ovviamente c'è un tempo da giocare, quindi bisogna attendere l'esito del secondo tempo, ma la strada giustamente speriamo che sia quella giusta. Intanto sì, il Cingoli rientra in campo, lo sta per fare anche il Molteno per questi ultimi 8 secondi. Vedremo come il Cingoli intenderà sfruttare questo ultimo possesso palla. La palla è uscita in fallo laterale, Ansaldo è pronto alla rimessa, è pronto anche Rotaru a ricevere. Rotaru, Ladakis, e c'è la rete di Manolis. Ladakis sulla sirena, gol valido. Bellissima l'azione del Cingoli che va a riposo con un massimo vantaggio, un più 6 che è alquanto rassicurante per questi primi 30 minuti di gioco. Dalla palla quaresima è tutto, Santarelli Cingoli 19 e Salumificio Riva Molteno 13. A risentirci tra 10 minuti circa.
Gentili spettatori di Eleven Sport, riprendiamo la linea qui dal Pala Quaresima di Cingoli per il secondo tempo di Santarelli Cingoli Salumificio Riva Molteno, valevole per la sesta giornata del campionato di Serie A maschile Beretta. Primo tempo che si è concluso con i locali in vantaggio per 19-13. Adesso primo possesso palla in attacco del Molteno. Sempre Knežević, fallo di Antic. Ancora il Molteno in attacco. Fischiato 9 metri dall'aglio. Redaelli, Knežević non si intende con Mella. Il contropiede lanciato da Garroni su Mangoni, che va a realizzare la prima rete di questo secondo tempo. Bellissimo il passaggio di Mangoni, scusate, di Garroni per Mangoni, che ha realizzato in contropiede. Ancora adesso Molteno, Alonso, Redaelli, Knežević, Mella. Ancora lo scambio con Knežević per Redaelli. Scambio posizione tra due, Mella che cerca Redaelli, c'è la difesa di Rotaru, ancora Knežević, il passaggio. E c'è il fallo di Mangoni che non riesce ad arginare dall'aglio. C'è un 7 metri. Gli arbitri hanno interrotto il tempo, c'è l'ingresso di Gentilozzi in porta per la Santarelli Cingoli, sempre. Riparte Knežević dai 7 metri. Dopo che aveva tirato il primo 7 metri e i due successivi disperti, e questa volta Knežević realizza. Numero 40, Marco Knežević. E c'è subito la risposta di Manolis Ladakis per il Cingoli. Riparte ancora Knežević, il palo dall'ala, la parata Alonso, su Alonso o su Riva, scusate, la parata di Gentilozzi. Manolis Ladakis leggermente infortunato, adesso si è prontamente ripreso. Intanto è rientrato Ansaldo. Antic perde palla, questa volta riparte velocissimo Brambilla per il Molteno e va a realizzare in contropiede il numero 11 Andrea Brambilla, prima rete per lui in questo incontro, 21-15. Ladakis, Manolis e Ladakis, questa volta Randes capisce tutto e compie un'ottima parata. Riparte subito velocissimo Redaelli, Mella, Knežević, Molteno in attacco. Redaelli, Mella, tanto Brambilla alla destra che ha realizzato l'ultima rete per il Molteno. Rientra dall'aglio, sempre nella fila dei Lombardi. Brambilla, adesso Knežević, Redaelli. Lo scambio con Knežević, il tentativo e il passaggio bellissimo al pivot dall'aglio, che va a realizzare la sua prima rete dell'incontro. 21. È sbagliato il passaggio, Cingoli troppo frettoloso, contropiede velocissimo e rete del numero 26 Riva. Mini break del Molteno, un 4-2 che riporta in questo secondo tempo, riporta a meno 4 dall'iniziale 19, dalla fine del primo tempo 19-13. Siamo ora 21-17. Due palle perse dal Cingoli, un errore in attacco hanno permesso a, adesso il tentativo di Rotaro, Antic, Ladakis, il tiro di Ladakis
sotto fallo, ma gli arbitri fanno proseguire Redaelli, adesso Mella. C'è uno sfondo. C'è uno sfondo fischiato in attacco al non capiamo la decisione degli arbitri. C'è uno sfondo fischiato a Mella. È un 2 minuti alla Dakis, forse perché non lo sappiamo bene. Comunque la Dakis esce per questi 2 minuti. Si riprende con i 9 metri del Cingoli. 21-17, Cingoli in inferiorità numerica. 4 minuti e 30 sul cronometro in questo secondo tempo. Tanto è entrato Davide Cirilli in posizione di pivot. Rotaru, passaggio per Cirilli. Reclama un 7 metri questa volta il Cingoli, così non è. Ancora un 9 metri, Cirilli. C'è parsa la difesa in aria da parte del Molteno, ma c'è un 9 metri. Intanto si riprende dopo che gli addetti hanno asciugato il campo. Rotaru, Ferretti, riprende Mangoni sulla linea, il fallo laterale. Due giocatori a terra dentro l'aria sono Rotaru e Redaellis, che si rialzano. Riparte il Cingoli, Ferretti, e adesso c'è il passivo Rotaru che va a tentare l'uno contro uno su Glicic e non riesce. Sempre il passivo Antic. Ancora scaraventato a terra Alex Rotaru. Cingoli ancora possesso palla, ma a questo punto i tiri sono rimasti, sono pochi, e va a realizzare Alex Rotaru questa rete da lontano. Redaelli adesso. Redaelli sul secondo palo, palla che scheggia, palo lontano di Ansaldo e va sul fondo, ma c'è stato un fallo, quindi 9 metri ancora per il Molteno. 6 minuti di gioco, 22-17 per i padroni di casa. Ed è Liknezevic, il passaggio all'ala, Mangoni che cerca l'intercetto, ma tocca inavvertitamente Sperti, e quindi ancora un 7 metri per il Molteno, scusate. Cambia ancora il rigorista, sempre Sperti, e questa volta Ansaldo para, recupera la Dakis, ma Brambilla commette fallo sul tentativo recupero di Ladakis, se si prende i 2 minuti. Bellissima la palla, il rigore parato, scusate, da Ansaldo. Tiro basso di Sperti, l'Ansaldo con i piedi ribattuto. Si riprende adesso Cingoli con l'uomo in più per l'esclusione di Brambilla. Garroni, Ladakis, Ferretti adesso che è entrato in campo. Ladakis, Manolis Ladakis, questa volta Arandes ha capito tutto e para il tentativo del greco numero 4 del Cingoli. Tanto esce Arandes in extra player, ancora decide di giocare in extra player il tecnico Rodriguez del Molteno. Sperti, Mella, Knezevic, Redaelli. Giro palla con Glicic, adesso Mella ancora, e c'è la rete da lontano del numero 7 Redaelli. Prima rete anche per lui in questo incontro. Cingoli che in superiorità numerica ha subito la rete del Molteno. 22-18. Molteno che ha recuperato 2 reti dall'inizio del secondo tempo.
la Dakis Rotaru, e ancora adesso Alex Rotaru trova il varco giusto. Otto minuti, 23 Santarelli Cingoli, 18 Salumificio Riva Molteno, qui alla pala quaresima di Cingoli. Knezevic, intanto rientra Alonso in posizione alla sinistra, Redaelli, Glizic, Mella, Glizic adesso lo scambio con Mella, sempre Knezevic in cabina di regia per fallo di Ferretti su Redaelli, 9 metri, rientra anche Randes in porta, quindi ristabilita parità numerica. Mella, Redaelli, perde palla, la riconquista per Knezevic, la rete del numero 9, del numero 9 Mella, prima rete anche per lui, che ha sorpreso Orotaro. Tentativo di attacco, ma viene fischiato uno sfondo, riparte subito il Molteno. Knezevic che va al tiro, questa volta Paranzaldo. La Dakis riparte per Rotaru, l'attacco di Rotaru per Ferretti, all'ala per Mangoni, e questa volta c'è la rete di Filippo Mangoni, quinta rete per lui. 24-19, quasi 10 sul cronometro di questo secondo tempo qui alla pala quaresima di Cingoli. Mella, Galizia adesso nella posizione di centrale, scambio con Dall'Aglio, ancora Alonso, Redaelli, Galizia, il tiro e la rete, il pallone è passato non si sa dove ma è entrato. Prima rete anche per Galizia, Riccingoli, Rotaru per Ladakis, la rete di, anche se strattonato vistosamente, Manolis Ladakis, quinta rete per lui, riparte subito Sperti, il tiro contenuto da Ladakis, 9 metri. Galizia, adesso intanto rientra Brambilla alla destra, Mella, Galizia numero 8 centrale, ha fatto rifiatare un po' Knezevic, ancora Galizia per Brambilla, passaggio al pivot, la palla non la prende Dall'Aglio ma la prende Brambilla, scusate, Galizia che va a realizzare la sua seconda rete, 25-21, Rotaro adesso, la parata di Randes su un tiro troppo centrale di Rotaru, e ancora questa volta è Glizic che va a realizzare la posizione di pivot. Glizic, seconda rete per lui, Cingoli adesso, mini break del Molteno che si rifà sotto a meno 3, 25-22. Intanto rientra Antic, Mangoni, tiro parato da Randes, adesso Randes sta facendo la differenza negli ultimi minuti con diverse ottime parate, ancora Anzaldo, contropiede, tentativo, palla intercettata in fallo laterale dal numero 8 Galizia, che ha avuto un ottimo impatto sulla partita andando a realizzare due reti. Galizia, dicevamo, è entrato al posto di Knezevic. Antic, Garroni, Antic, Ladakis, Ferretti, lo scambio ancora con Antic, Ferretti adesso, Antic per Emanuele Ladakis, fischiato Ladakis, aspettava il fallo ma è stato fischiato un passi, e adesso un fallo, un passi uguale a Ladakis,
Mangoni, il pallonetto della rete, questa volta tocca, ma nulla può Gabriel Hernandez, e Mangoni va a realizzare la sesta rete personale, 26-22. Non c'è un attimo di tregua qui al Palaquaresima, 13 minuti di gioco. Cingoli 26, Molteno 22. Ancora Molteno in avanti, in attacco con Galizia dall'aglio. Redaelli, Alonso, ancora Galizia cerca il varco per Brambilla, perde la palla e poi recupera intanto il passivo. Alonso, il tiro, il tocco di Ansaldo che fa subito ripartire Ladakis, Manolis e Ladakis, e ancora il tiro schiacciato di Ladakis, incontrastato, va a realizzare anche lui la rete numero 6, subito velocissimo Brambilla, la parata questa volta sul primo palo di Ansaldo, su Brambilla lanciato in contropiede. Riparte il Cingoli con Ladakis, lo scambio con Ferretti e poi con Ivan Antic, ancora Ferretti, Antic ancora per Manuel Ladakis, questa volta il tiro del greco che subisce il fallo, è a terra, ha preso un colpo allo stomaco, abbiamo un uomo in meno. I due minuti a Mangoni del Cingoli, la rete è stata realizzata dal numero 9 Mella del Molteno, sì, il giocatore si è appena rialzato, si è scontrato con Mangoni è stato espulso per due minuti, 27-23. Siamo a metà del primo tempo. Si è asciugato intanto il tappeto di gioco, adesso si può ripartire. Cirilli, Antic adesso marcato a uomo, Cingoli con l'uomo in meno per due minuti. Garroni, Bincoletto, Ferretti, difesa aggressiva, Ferretti si procura un 7 metri. Ferretti, bella l'incursione tra primo e secondo difensore del Molteno. Ivan Antic con la palla in mano per questo 7 metri a favore del Cingoli. E c'è la rete, tocca Randes, ma Antic realizza ugualmente, la palla va in fondo alla rete, 28-23. Cingoli ancora in inferiorità numerica. Redaelli in attacco, Galizia per Mella, che non trova il varco, ancora Mella, il passaggio all'ala per Brambilla intercettato da Garroni, rimette subito in gioco sempre Brambilla, ancora Mella, la palla dall'altra parte, dall'ala per Alonso che tira ma schiaccia troppo la palla, che si perde sul fondo, e Ansaldo con tutta tranquillità la va a recuperare e la rimette in gioco per Antic. Cingoli ancora con l'uomo in meno, esce Ansaldo e anche mister Palazzi decide per l'extra play, e fa il suo ingresso alla destra Yaziri per i locali. Garroni, Bincoletto, Garroni, Ferretti che tenta l'uno contro uno, Bincoletto passaggio al pivot a Cirilli, la palla sulla traversa, sfortunato il pivot cingolano.
C'è adesso un chiarimento al tavolo con il commissario, non sappiamo cosa sia successo, non sappiamo se era stato chiamato un time out. No, vengono dati i 2 minuti ad Antic, non sappiamo perché, forse era... Sul cambio forse c'è stata un'infrazione, Antic, abbiamo visto che il commissario poi a colloquio con i direttori di gara hanno decretato ancora una esclusione per il Cingoli, quindi è rientrato Mangoni, ma è stato espulso per 2 minuti Antic. Si sta per riprendere sempre ancora, quindi ancora il Cingoli per ulteriori 2 minuti in inferiorità numerica. Alonso per Redelli. E c'è lo sfondo conquistato da Bicoletto, molto intelligente il numero 2 del Cingoli, si è opposto al numero 9 Mella e ha conquistato uno sfondo. Adesso Cingoli in attacco, sempre con l'uomo in meno, rientra la Dacchis, extra player anche per il Cingoli, con Ferretti al palleggio, Bincoletto 1 contro 1, rete di Giacomo Bincoletto. Ci mancavano queste reti al Cingoli di Bincoletto sul suo classico 1 contro 1. 17:39 sul cronometro, adesso time out chiesto dal mister ospite Rodriguez. 29:23. Giacomo, un commento su questa prima metà del secondo tempo, anzi siamo anche un po' oltre, siamo quasi al 18esimo, una tua impressione sulla gara? Ma sì, ho avuto la reazione, si è riavvicinato fino al meno 4, fortunatamente per la Santarelli, poi c'è stato un nuovo allungo con grandi azioni e grandi gol. Credo che la partita continuerà su un bot risposta continuo, e comunque Molteno non sembra vorrersi arrendere. Qualche dubbio su questa decisione di 2 minuti ed Antic, non abbiamo bene capito cosa sia successo. Comunque affrontare questi ultimi 13 minuti con un vantaggio di 6 reti sicuramente per la Santarelli è positivo. Ecco che rientrano in campo le due squadre. Grazie Giacomo. Si sta per riprendere possesso palla dopo la rete del Cingoli, chiaramente del Molteno. 29-23 il punteggio, ancora molti minuti da giocare. Dall'Aglio per Soldi, Knežević intanto che è rientrato, Mella, lo scambio con Knežević, adesso con Soldi, sempre Mella, Knežević, passaggio al pivot dall'Aglio che in pallonetto va ben imbeccato da Knežević, va a realizzare la sua seconda rete, bella questa rete del Molteno. 29-24, Cingoli ancora in inferiorità numerica e con l'extra player esce Ansaldo, entra Mangoni, Bincoletto 1 contro 1. Fallo su Bincoletto. Buon per lui perché la palla, il tentativo di servire Garone si era perso sul fondo. Bincoletto che adesso sempre gira palla su Ferretti, marcato uomo Ladakis, Ferretti e va a realizzare con un tiro schiacciato Fabio Ferretti.
30-24, 19 minuti quasi di gioco. E adesso il tenta il tutto per tutto mister Rodriguez, giocando proprio con l'extra player, quindi 7 giocatori di campo fuori. Randes, Soldi, Mella, adesso Knežević, Mella, tentativo passaggio dall'aglio, la palla toccata dal piede, ma è un 9 metri sempre. Mella, Soldi, passivo adesso Mella, Knežević, passaggio all'ala, il tiro fuori sulla respinta di Ansaldo, il tiro fuori di Dall'Aglio. Esce Ferretti, rientra in campo Filippo Mongoni nelle file del Cingoli. Ladakis adesso sorvegliato speciale, Ladakis è antice, doppia marcatura a uomo, Vincoletto che tenta l'uno contro uno, chiaramente coi due colossi della squadra locale, marcate uomo, dietro ci sono più spazi per gli inserimenti dei giocatori più veloci tipo Vincoletto e Antic, Cirilli che non riesce a girarsi, Alonso fa buona guardia, adesso ancora Antic per Giacomo Vincoletto, adesso c'è il passivo per il Cingoli, la parata di Randes che fa ripartire subito la sua squadra, Glisic, Knežević, passaggio indietro, la palla rubata da Ferretti, poi Ladakis in contropiede e la rete di Manolis, Ladakis, bella la palla recuperata da Ferretti sul palleggio del giocatore del Monteno, da dietro ha recuperato un bel pallone, ancora extra player, fuori il portiere, 7 uomini in attacco per il Molteno. Knežević, Soldi, Glisic, ancora Soldi, Knežević, fischiato un fallo su Knežević, Dall'Aglio e la rete, tiro sotto mano di Knežević, il tentativo di rete di tiro verso la porta è stato intercettato da Randes che mattino è rimasto contuso, adesso si è prontamente rialzato, si prende giustamente i suoi rischi il Molteno giocando con l'uomo in più e senza portiere, tenta il tutto per tutto. Adesso per Mangoni, il pallonetto ancora su Randes, Filippo Mangoni, 7 reti anche per lui. 22 minuti di gioco, 32 Santarelli Cingoli, 25 del Salumificio Riva Molteno. Molteno in attacco sempre con 7 giocatori. Knežević, Soldi da fuori, c'è la rete di Soldi prima in questo secondo tempo, riparte l'attacco del Cingoli, gli arbitri interrompono ancora il gioco per far pulire il tappeto di gioco dopo che Randes era caduto nella propria area, adesso si pulisce il fondo. Dicevamo 22 minuti e 39 secondi di gioco, 32-26 conduce la Santarelli Cingoli qui al Palaquaresima contro il Salumificio Riva Molteno. Rotaro adesso che ha fatto il suo rientro in campo, Antic è marcato uomo, il passaggio per Vincoletto all'ala, Mangoni questa volta e Cirilli ruba palla a Randes al limite sui 6 metri e va a realizzare. Bella la rete di Davide Cirilli, d'astuzia, sempre 7 giocatori
Randes in attacco per il Molteno con Randes fuori. Arriva adesso Soldi, Soldi da lontano e Ansaldo questa volta si fa sorprendere. Riparte la marcatura uomo sempre su Antic. E c'è il time out questa volta di mister Palazzi. 23-32 sul cronometro. 6 minuti e mezzo quindi ancora da giocare, 33-27 per la Santarelli. A te la parola Giacomo. Grazie Mirko, continua come avevamo detto questo botta e risposta tra le due squadre, comunque una partita fino adesso molto bella, ricca di contropiedi, colpi di scena. La Santarelli sta gestendo molto bene il parziale, tutto sommato, più 5, mancano poco meno di 7 minuti, quindi la squadra c'è, sta dimostrando che comunque si può lottare fino alla fine e vediamo adesso cosa ci riserveranno questi ultimi minuti. Grazie Mirko. Sì, ancora qualche secondo per il time out richiesto da Sergio Palazzi. Gli arbitri fischiano in questo istante la fine del time out e quindi gli allenatori come solito rubacchiano qualche secondo in più per dare le ultime indicazioni ai propri giocatori. Possesso palla chiaramente del Cingoli. Siamo Garroni su Antic e la Dakis. Vediamo adesso che la Dakis è già ha perso palla su questa doppia marcatura uomo e la parata questa volta di Ansaldo sull'inserimento di Knezovic. Ansaldo adesso marcati a uomo sia Rotaru che passaggio Cirilli, bella la rete. Cirilli si è liberato benissimo, Davide Cirilli, quarta rete per lui. Ancora Mella, Galizia adesso per Mella, ancora Galizia, Knezovic sempre a rischio e il tiro sul primo palo di Carlo Sperti. Cingoli che non ha l'intenzione di affrettare i tempi. Antic stava per perdere palla, adesso la Dakis, ancora Randes alla parata, il lancio e per Alonso che riesce a prendere il pallone ma non riesce a realizzare la rete. Riparte la Dakis, il passaggio a Cirilli, ancora Randes che sta tenendo a galla e ancora Antic che in contropiede si becca 2 minuti. Sul tentativo di difendere tocca il giocatore avversario e va a prendersi 2 minuti e i 7 metri per il Molteno. Alla battuta Knezovic sui 7 metri. E la parata ancora di Avienzaldo, ancora protagonista, secondo rigore parato a Knezovic, ancora numero 13, il portiere del Cingoli. Garroni adesso, marcatura uomo sulla Dakis, Cingoli con l'uomo in meno, adesso è in difficoltà, è marcatura aggressiva, ma Mangoni per Ferretti, la rete del Cingoli. Si aprono dietro i varchi chiaramente con la marcatura uomo, Cingoli ne ha approfittato, Knezovic è ancora lui da fuori, botta e risposta, ancora il numero 40 a segno, 10ª rete per Marco Knezovic del Molteno.
35-28. Esce Ansaldo, extra player anche per il Cingoli. Ladakis, Ferretti, Rotaru. Ladakis ancora allo scambio con Rotaru. Rotaru l'uno. Ancora fischiato uno sfondo, Alex Rotaru. E la rete di Randes che va a realizzare con la porta sguarnita. Quindi assegno anche il portiere Gabriele Randes, che riduce lo svantaggio per i suoi. Ancora con l'extra player. 35-29, Cingoli a più 6. 27 minuti di gioco, mancano 3 minuti al termine. Cingoli adesso che non accelera. Chiaramente Rotaru, Ferretti, Ladakis che tenta l'uno contro uno. Il passaggio a Mangoni, il fallo su Mangoni. Rotaru all'ala, Garroni. Garroni la rete. Rete di Niccolò Garroni. Prima in questo secondo tempo. 36-29, 5 più 7. Adesso tenta Sperti. Fallo fischiato ai 9 metri. 2 minuti e mezzo al termine. Possiamo dire che a questo punto la Santarelli Cingoli conquista i suoi due punti, la prima vittoria in questo campionato, con il più 7 a 2 minuti e 20 dal termine. Adesso ci prova Redaelli. Knezevic, che non si è sempre lui che non si dà per vinto, non molla il numero 40 del Molteno fino all'ultimo, e questa volta c'è la rete. La rete di Manolis Ladakis, questa volta a porta sgonita, non aveva fatto in tempo a rientrare al suo posto il portiere Randes. ...37-30... ...28-20 sul cronometro. Redaelli, la volante Cosperti, che questa volta va a realizzare la prima rete del secondo tempo, quarta in totale per l'ala mancina del Molteno. 37-31, 1 minuto e 20 al termine, Cingoli a più 6, che con tutta tranquillità gioca questo attacco. Rotaru scambia con Ladakis, adesso con Bincoletto, ancora Rotaru per Manolis e Ladakis, che recupera e la parata di Randes, ma la palla va in fallo laterale. Ancora Cingoli in attacco, Garroni per Ladakis per Rotaru per Bincoletto. Ancora prova l'attacco il Cingoli, uno contro uno, e c'è, questo dovrebbe essere stato un 7 metri, così non è. Bincoletto aveva oramai superato l'uomo e era entrato, la difesa è stata nettamente in aria, però Ladakis ancora intercettata la palla, recupera Esperti, che questa volta va a realizzare con un tiro basso sotto le gambe di Ansaldo. 8 secondi al termine, 37-32. E finisce qui col Cingoli in possesso palla. Cingoli che trova la sua prima vittoria in questo campionato in casa, batte il Molteno 37-32 dopo aver concluso in vantaggio dopo aver concluso il primo tempo in vantaggio 19-13. E conclude sul 37-32, in camera i primi due punti di questo campionato e si posiziona a quota 3, mentre il Molteno rimane a quota 0. E dal Pala Quaresima di Cingoli direi che è tutto. A risentirci sempre su Eleven Sport sabato prossimo, quando la Santarelli Cingoli ancora qui al Pala Quaresima affronterà il Raimond Sassari. Da Cingoli è tutto, vi saluta Mirko Mazzieri
e Giacomo Grasselli.